Ho detto, dica al pubblico ministero che la persona a indagare questa qui, ma poi, cioè, questa qui, cioè, è riferita a quel periodo lì, anche perché il tabulato indica la SIM utilizzata dall'A. Il problema è che quel tabulato, ovviamente, è stato fatto da degli informatici, che è colpa vostra, e quindi era illeggibile per un sbagliato. Cosa? Per sbagliato. No, no, ma quella era giusta, ma era. No, no, era. Mancava la funzione web. Non ve la posso fare. Allora, il processo si sta celebrando, quindi teoricamente sarebbe andato in pubblico. Vi posso garantire che io stesso, che ho detto a voi, ho fatto fatica a capire, perché era messo in maniera talmente troppo schematica, tanti cioè era un esercizio, una distorsione mentale, cioè te dicevano tutti, solo che bisognava poi interpretare. Questo appunto per farvi capire. Ripeto, anche i tabulati, anche se sono attendibili, ma poi lei li interpretare. È chiaro questo. Quindi, vedete come da un punto di vista squisitamente, da un punto di vista squisitamente informatico, le cose sono sempre bene. E quando questa informatica entra nell'area del tribunale diventa più problematico. Perché c'è anche un aspetto di gestione di tribunale. Va bene? Allora, sulla diffidenza. C'era una sua domanda, poi magari facciamo pausa. Se poi facciamo pausa di 2 ore, quindi direi che 2 ore sono passate. Dite sì, è vero. Poi dite sì. Cioè siete giovani, un po' di entusiasmo. Quasi. C'è la domanda sopra per la volta. Però secondo me è proprio il sistema che funziona,
fatto che alcuni gestori di internet, non telefono, ma di internet, non mi sanno dire l'indirizzo IP a chi è stato assegnato in quel momento. E poi mi dicono, ma a volte anche i gestori telefonici che hanno ricevuto la telefonata, cioè non sapete che chi ha chiamato in quel momento. Cioè, non riescono a dirmi il numero chiamante. Allora, ma il problema è, allora, uno, far capire che i sistemi informatici non sono affidabili. Quindi cominciare a ragionare non sul fatto, sull'interpretazione dell'informatica forense, adesso vi dico delle cose che se mi sente qualcuno in parlare, che non è più presente, non parlerà. Cominciamo a ragionare su un concetto di attendibilità statistica dei dati informatici. Anche se teoricamente tutto dovrebbe essere perfetto, però cominciamo a ragionarci, perché non è possibile, perché sono troppi casi in cui nel quotidiano certe situazioni si verificano, diciamo, a macchia di leopardo, e quindi se capita molto spesso il discorso, non so, un indirizzo IP è associato sempre a quella persona per mille volte, non si può disconoscere, cioè è di quell'utente, se parlo di quella persona, ma che su un solo evento, facciamo un esempio, SMS, si costruisce un intero processo per omicidio, allora è inutile dire no, cioè quell'SMS su un evento solo non puoi, che può essere anche il frutto di un errore di elaborazione, non puoi fondare un convincimento di colpevolezza, perché è un evento troppo labile, potrebbe essere casuale, sono indirizzi IP, è troppo esposto alle attendibilità del sistema. Allora, bisognerebbe entrare un po' in ottica, poi ci sono alcune slide su questo punto, in ottica di ragionare che un elemento soltanto non dovrebbe essere sufficiente, dovrebbe esserci numerosi elementi, tanto che se lo 15 minuti di pausa e ci rivediamo.